Allora, forse riesco a registrare un video, chissà. Buongiornissima a tutti quanti. Allora, rieccomi ritornata con un nuovo video. Sono ritornata finalmente con un video che in realtà mi ha richiesto una di voi su Instagram. Una di voi mi ha chiesto se potevo fare un video su come gestisco le mie finanze. Allora, io non ho mai fatto un video di questo tipo. In realtà, infatti, non so neanche io effettivamente come organizzarlo. Però poi ho detto, vabbè, ma perché semplicemente non raccontare come organizzo le mie finanze proprio papale papale, così senza dover creare chissà quale video, perché in realtà non c'è tanto da nascondere, ecco. Allora, per chi magari si fosse perso un pezzo, io sono un'infermiera libero professionista ed è praticamente da quasi un annetto, perché faccio un anno a marzo che io lavoro a partita IVA. E diciamo che da quando comunque sia ho aperto la partita IVA, un po' la gestione proprio finanziaria, la gestione dei miei soldi è un pochettino cambiata. Ma quando ero dipendente io avevo un conto corrente, ai tempi me l'avevano aperto appunto i miei genitori e io mi ricordo che avevo dato all'ospedale questo, insomma, questo conto qui, l'IBAN, per far sì che loro mi facessero il bonifico su quel conto lì. Cos'è successo? Io da quando ho aperto la partita IVA ho dovuto aprire un altro conto. Tutto questo perché? Perché il vostro fatturato è tutto intero e le imposte siete voi a doverle mettere da parte per pagare Agenzia delle Entrate, l'EMPAPI, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io cosa faccio? Tendenzialmente ho due conti correnti. In quello principale mio che gestisco mi faccio arrivare insomma, i vari compensi e da lì in poi io scalo mensilmente il 30% del mio fatturato. Scalo il 30% del mio fatturato perché in realtà io dovrei scalare il 21%. Inizialmente mi tenevo larga, scalavo addirittura il 50%, il 40%, però poi mi sono resa conto che sì, ok, va bene, però poi va a finire come alla fine se voglio spendere per una qualsiasi cosa non riesco mai a spendere perché tendo sempre a mettere i soldi da parte, ok? Alla fine ho trovato un giusto compromesso e quindi sul mio secondo conto corrente metto il 30% del mio fatturato. E quello mi serve sia come risparmio, diciamo così, di base, sia come acconti per le imposte degli anni successivi, che anche proprio i soldi proprio per pagare le varie imposte, per pagare la mia cassa previdenziale, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un'applicazione che io in realtà utilizzo e che cerco sempre di aggiornare, perché mi interessa, diciamo, vedere un po' l'andamento di quanto spendo, cerco di capire un attimino se sto spendendo troppo in quel determinato mese, se sto spendendo troppo, cioè se non sto spendendo niente. Oltre ad avere questi due conti correnti, tendenzialmente utilizzo quest'altra applicazione. Ne ho provate varie in questi mesi, magari ve li metto qua in sovraimpressione, gli screenshot delle applicazioni, però quella che utilizzo io maggiormente, adesso ve la faccio vedere subito, si chiama Budget, ok? Questa icona blu. Dire che con questa mi trovo molto bene, nel senso che io qui segno sia le entrate che le uscite. Io sono una che tendenzialmente cerca sempre di pagare con la carta, nel senso che, ok, tenere i contanti in caso di emergenza esclusivamente, ma io sono una che andrebbe pure a pagare al bar il caffè a 1 euro, lo pagherei anche con la carta, cioè in realtà lo faccio. Mi interessa pagare con la carta perché uno è tutto tracciato e due, se io magari appunto voglio andare a rivedere quello che ho speso in generale, eccetera, tramite la mia applicazione della banca, io vado a vedere subito quello che ho speso. Invece, qualora io dovessi pagare con i contanti e prendi lo scontrino qua e lo scontrino, cioè è un casino. Quindi io tendenzialmente per la mia organizzazione preferisco fare così. Poi in realtà mi capita proprio raramente di prelevare tendenzialmente, cioè i contanti di default li ho, me ne tengo non tantissimi, diciamo così, e quindi tendenzialmente io organizzo un po' la gestione dei soldi così. A livello proprio di spese,
Che cosa faccio? Io tendenzialmente ho delle spese fisse, ovvero il telefono, perché in realtà io adesso ne ho due di telefoni, quindi ho l'abbonamento del telefono che utilizzo per il lavoro e l'abbonamento mio personale, che è un abbonamento proprio del piffero che ho fatto da 3 euro al mese, e lì ovviamente mi scala il tutto. Io ho, diciamo, delle spese fisse che sono appunto i due abbonamenti del telefono, Netflix, Spotify. Non sono mensili, però sono annuali, diciamo così. C'ho Amazon Prime e Zalando Plus. Zalando Plus in realtà è stato un errore non voluto, perché volevo provare la versione gratis per 30 giorni e poi mi è partito il pagamento ufficiale, però vabbè, tendenzialmente, cioè in quest'ultimo periodo sto prendendo cose anche su Amazon e su Zalando, scusatemi, quindi alla fine ci sta, sono tipo 9,90 all'anno, una cosa del genere, più o meno come Amazon Prime, però Amazon Prime ovviamente io lo utilizzo tutti i giorni, quindi ha più senso che io paghi un abbonamento annuale, ovviamente. Quindi io tendenzialmente ho già, diciamo, delle spese fisse. Come mi organizzo, insomma, a livello proprio di spese, di affitto, gas, luce, eccetera. Allora, noi per ora siamo in affitto e devo dire che in realtà l'affitto più il garage, che però lo usa Marco, lo paga lui. E in realtà cioè, non è che noi ci siamo messi d'accordo, cioè è capitato, non so neanche come dirvi. Infatti mi è un po' difficile fare questo video, perché noi ad oggi, non avendo neanche, cioè stando in affitto, e lui in questa casa qui ci stava già da prima, e lui comunque continua adesso ancora a pagare l'affitto, ok? Però tipo le spese come gas, luce, eccetera, di quello me ne occupo io. Quindi tendenzialmente noi ci dividiamo così, ecco. Poi quando andiamo magari a fare la spesa grande, cioè o paga lui, o comunque a volte magari durante la settimana per la spesa magari un po' più piccola, eccetera, che magari vado 2 o 3 volte a settimana, eccetera, durante, insomma, durante la settimana vado, che ne so, alla Coop piuttosto che al fruttivendolo qua sotto, faccio io. Facciamo un po' e un po'. Non siamo quelli che contano proprio il centesimo, in realtà. Forse io all'inizio lo ero un po' di più, perché mi sentivo un po' in colpa, no? Perché soprattutto all'inizio magari io non lavoravo neanche tanto, quindi tendenzialmente, cioè, pagava quasi tutto lui. Poi nel momento in cui ho ingranato anch'io, eccetera, ho detto vabbè, le bollette faccio io quando arrivano, poi io di solito tendenzialmente le pago quasi subito. Invece per quanto riguarda la spesa proprio dipende, ok? L'ideale sarebbe che qualora noi trovassimo la nostra casa futura da comprare, perché in realtà stiamo cercando, è un anno che stiamo cercando, vorremmo comunque farci un conto condiviso per far sì che tipo le spese condominiali, gas, luce, eccetera, eccetera, le mettiamo tutte lì. Noi carichiamo quel conto lì, cioè ci mettiamo determinati soldi a metà a metà, e vorremmo fare appunto un conto condiviso, perché così almeno, cioè, che ne so, dobbiamo andare a fare la spesa, utilizziamo quel conto lì per andare a fare la spesa, per evitare sempre di ok, oggi pago io, poi domani paghi, cioè. È sempre un po' un casino, insomma, però tendenzialmente noi ci siamo più o meno organizzati così. Ci tenevo a farvi vedere l'applicazione. Allora, non posso farvi vedere l'applicazione effettivamente su questo telefono qua, cioè sul mio principale, perché ovviamente ci sono dati sensibili, cioè nel senso, ok, parlare di soldi perché non è un tabù, però, cioè, non mi sembra neanche giusto farvi vedere quanti soldi ho sul conto, ecco, assolutamente. Quindi ho deciso di scaricarla nell'altro telefono e farvi vedere più o meno, insomma, come funziona. Sono riuscita a impostare in questo telefonino qui la registrazione dello schermo, ok? Così almeno vi faccio vedere poi mentre io parlo, vi faccio vedere quello che, insomma, quello che faccio dentro. L'applicazione appunto si chiama BudJet, e fondamentalmente, vabbè, voi qua dentro trovate, insomma, tutta una parte che secondo me a livello proprio gestionale, se volete anche gestirvi, tipo risparmiare dei soldi, porvi degli obiettivi, ecco, questa è un'applicazione proprio secondo me molto molto utile, soprattutto se puntate anche al risparmio, ci riesco a starci abbastanza dietro. E semplicemente voi vi registrate, ok? Vi registrate, scrivete nome, cognome, indirizzo, mail, eccetera, perché così almeno vi registra tutti i vari dati, e potete iniziare poi ad utilizzare Budget. Allora, io non, cioè ad oggi, adesso facciamo finta che non mi registro, perché volevo semplicemente farvi vedere l'applicazione com'era. Ok, voi praticamente a base, quando aprite l'applicazione,
Alla base trovate le transazioni, gli obiettivi, il tasto più, che poi adesso vi dico che cosa servirà, le statistiche e le impostazioni. Allora, adesso ad oggi la quota è zero. Ovviamente voi quando vi registrate mettete i soldi che ci sono dentro il vostro conto corrente e poi potete fare, che ne so, se cliccate per esempio obiettivi, imposta il tuo budget mensile, cliccate più. E che ne so, a quanto ammonta la tua disponibilità mensile per le spese? Mettete 200, esempio. Ok, e poi da qua questi sono i vostri 200. Io adesso ho detto 200, ovviamente, però poi dipende da voi. Ecco, io devo essere sincera: il budget mensile ad oggi non me lo pongo perché in realtà sono una che è abbastanza consapevole di quello che spende tendenzialmente. Ok. Però potete appunto porvi dei budget mensili, potete crearvi vari obiettivi, non è che dovete farvi solamente, vedete, c'è scritto risparmio ogni mese, accumula i tuoi risparmi, limiti di spesa mensile, spendi al massimo, insomma potete anche pianificare un investimento, però poi lì vi dovete registrare. E poi ecco una cosa secondo me super carina è che potete mettere le entrate e le uscite, quindi cliccando il tasto più potete mettere uscite e ci sono varie icone, film, hotel, biciclette, vabbè, insomma, io tendenzialmente utilizzo, ne so, auto piuttosto che, vediamo, lavanderia, uso regali, uso ristorante, servizi, shopping, svago, tasse. Poi, che ne so, voi fate shopping, spendete, adesso sto facendo, questa è un'uscita, 10 euro. Poi potete cliccare qua nella descrizione e cliccate tipo magliette. Sto inventando Decathlon. Non so neanche se si scriva così, vabbè, Decathlon. Ok, salvate. Poi tornate in transazioni e praticamente qua viene fuori meno 10. Ok, vedete? Vabbè, io ovviamente poi il budget non l'ho messo, facciamo finta che però noi mettiamo un'entrata, no? Lo state facendo all'inizio e voi dentro il conto, che ne so, mettete stipendio e avete 500. Ok. Ovviamente poi qui vedrete tutto, cioè quando ogni volta che voi aggiungete potete fare uscite ed entrate e potete poi personalizzare sempre il tutto. Potete aggiungere nelle note quello che comprate, quello che spendete, quello che guadagnate, da dove lo guadagnate, potete se volete aggiungere anche le foto, potete poi, vabbè, qua c'è scritto anche data della transazione, se magari ci sono delle spese che voi fate mensilmente, ovvero per esempio Netflix, potete ripetere la transazione il giorno in cui Netflix vi tira i soldi dal conto. Secondo me questa applicazione è veramente super super utile e poi da qua voi potete andare a vedere anche in statistiche quanto spendete, ovviamente più la parte rossa è larga e più significa che spendete, invece più la parte verde è verde e ovviamente significa che comunque riuscite bene o male a gestirvi i soldi. Ripeto, io cerco sempre di aggiornare questa applicazione, volendo potrei farlo anche benissimo con l'applicazione della banca, però qua dentro diciamo che cerco di dare un po' di ordine al tutto, ok? Qua dentro, in questa applicazione qui però, io non tengo conto delle imposte, cioè le mie imposte sono già dentro un conto a parte, tendenzialmente. Dove ovviamente poi quando mi serve io prendo, faccio e al massimo me le segno tipo in agenda queste cose qui, insomma me le segno. Poi comunque se fate dei movimenti con le applicazioni tendenzialmente è tutto tracciato. Quindi se voi volete andare a rivedere, per esempio, mi è capitato l'altro giorno, ho pagato le Empapi e ho dato gli acconti del 2021 e sarà ammazzata, ho dato anche alcuni acconti del 2022, quindi sono a posto fino a giugno e anche quello non è che me lo sono messa dentro questa applicazione, ok? Quelli sono già dei soldi che io avevo messo appositamente da parte per poter pagare le imposte fondamentalmente. Quindi niente, volevo farvi vedere questa applicazione qui, dirvi un pochettino un po' come gestisco insomma tendenzialmente i soldi. Non sono una che spende tantissimo, però ammetto che ogni tanto quando, cioè non sono, nel senso, se mi devo fare un regalo, me lo faccio. Se magari c'è qualcosa che mi piace in particolare, me lo compro. Per esempio, adesso mi viene da pensare che io adesso, nel mese di febbraio, ho preso, una borsa, come si dice, su un sito,
che obiettivamente era una spesa superflua, cioè potevo anche non farlo, obiettivamente. Però ho detto, vabbè, se riesco a limitarmi, che magari spendo quella cavolata, cioè cavolata, quello sfizio mensile, ma è uno, allora mi concedo questo, perché sennò alla fine, cioè, sì, è vero che è risparmiare, però neanche too much. Fatemi sapere invece voi come gestite i vostri soldi, come, se, insomma, se magari siete più col braccino corto o meno. Io tendenzialmente il braccino corto sì, però relativamente, cioè nel senso che veramente, sarà che forse adesso col fatto che lavoro, all'inizio non avevo questa consapevolezza, nel senso che, ok, mi arrivano i soldi, compravo, invece adesso sto iniziando un po' più o meno a capire dove posso comprare, fino a dove posso spingermi, capito? Perché comunque, per esempio, adesso a marzo, mi scade l'assicurazione, comunque paga l'assicurazione del lavoro, paga l'assicurazione della macchina, paga l'assicurazione del moto, cioè comunque sono sempre spese in più. Però secondo me la consapevolezza di quanto si spende, la consapevolezza di quanto si guadagna, cioè, in generale, proprio la gestione dei soldi lo capisci poi solamente quando inizi a lavorare. Perché prima è veramente difficile capire questa cosa. Perché io all'inizio davvero non avevo. Ancora ad oggi non ho la percezione reale dei soldi. Marco me lo dice sempre che io ho questa percezione contorta dei soldi. Forse perché non sono mai stata abituata a gestire soldi. Io spero tantissimo che questo video vi sia stato utile e mi raccomando, se vi è stato utile lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Se avete altre applicazioni invece utili proprio per le finanze, fatemelo sapere, se magari sono più utili di quelle che vi ho mostrato io. Di questo ne sarei super contenta se, insomma, se le condivideste con me. Bene, detto ciò, finisco il mio cappuccino. Ci vediamo al prossimo video. Baci, cheers.